E buonasera ragazzi, bentornati sul canale e benvenuti in questo nuovo settimo episodio del Warcraft di Anthem. Nello scorso episodio siamo entrati nella fortezza dell'Aurora e cercando di prendere lo strale dell'Aurora abbiamo subito il tradimento di Owen che ce l'ha rubato e si è schierato con il dominio. Abbiamo quindi trovato una soluzione alternativa con Aluk e Fey per cercare di fermare Owen e il dominio, ovvero quella di creare il nostro strale dell'Aurora. Purtroppo è la seconda volta che registro questo video, o perlomeno la parte iniziale, e solamente che mi era cacciata l'applicazione, quindi non ha salvato la registrazione. Nella prima parte abbiamo parlato con Aluk, che ci ha detto di dover trovare alcuni materiali e di parlare con Mathias e con Dax, che è un pezzo grosso delle sentinelle. Quindi adesso andiamo subito a parlargli e vediamo cosa fare. Ok, niente, no, Mathias non aveva niente da dirci di importante, chiacchierava e basta di cose inutili. E quindi penso sia una cosa che poi verrà dopo quest'altra missione secondaria. Però ragazzi, io questa me la vado a fare da solo perché non c'entra niente con la campagna, quindi me la faccio off camera, ci vediamo dopo. Ok, finalmente dopo 8 secoli e mezzo ce l'abbiamo fatta. Nel frattempo quelle che erano da fare erano semplicemente delle missioni secondarie che ci portavano a guadagnarci la fiducia degli arcanisti e delle sentinelle per riuscire a trovare i materiali, insomma, per poter creare questo scudo. Tra l'altro c'erano anche le missioni che abbiamo già fatto nella beta, che non ho nemmeno finito, ma insomma, se volete recuperare trovate comunque i video della beta. E nel frattempo ho visto un'animazione che vi ho registrato al volo e che adesso vi faccio vedere perché è abbastanza interessante. Il varco non si apre. Controlla le connessioni alla corona. È tutto a posto. Deve esserci un'anomalia nel nucleo. Vedi qualcosa? Sembra a posto. No, no, devi colpirlo un paio di volte. Vuoi che lo convinca a suon di ceffoni? Fidati, è un vecchio trucco degli specialisti. Aluk. Ci penso io. Aluk, come va la connessione? Niente! Maledizione. Niente, non ci riesco. Da un'altra occhiata alla corona, ci sarà un guasto. Lo conosco come le mie tasche. Non funziona perché mi odia. Aluk, forse non è lo strale il problema. Quest'ammasso di rottami sta rovinando il piano. Non possiamo fare niente finché non funziona. Aluk. Posso trovare altri lancieri, non è un problema. E in quanti sono entrati con noi nella tempesta? Avrei bisogno di tutto l'aiuto possibile. Aluk. Se non riesco a ripararlo, giuro che lo fondo e ne faccio un fermacarte gigante. Aluk. Da quanto tempo fa così? Prima ogni giorno, poi una volta al mese, l'ultima volta è stata 6 mesi fa. Che cosa? Non è lo strale, vero? No! A volte riesce quasi a controllarlo, mentre a volte per niente. È stata una lunga attesa. Attesa di cosa? Sono 23. Cosa? Gli specialisti che sono entrati nel cuore della furia quella volta. 20 lancieri e 3 codificatori resi catatonici dall'inno. Nessun altro ci ha più riprovato. Non c'è da stupirsi. Nessuno tranne me e Aluk. Una volta era il migliore. Tu c'eri, te lo ricordi. E anche io. Tutto ciò che abbiamo perduto. L'ho sentito. Solo per un attimo nella tempesta. Io ho sentito l'inno. Per un attimo sono riuscita a capire tutto. Da quel momento ho come l'impressione di sentire dei sussurri, delle voci che mi chiamano. E per quanto io cerchi di liberarmene, non riesco. Sono contenta che tu sia qui. Ora ti lascio con lui. Quindi vediamo come Aluk sia anche lui quasi veramente impazzito dal fatto che non riesca più ad usare questo strale e non vuole convincersi del fatto che sia lui il problema e non lo strale stesso. Per quanto riguarda invece Fey, dice di sentire queste voci di cui non sappiamo ancora quasi niente. Ma adesso andiamo subito nella fucina e equipaggiamo questo scudo dell'Aurora. Bam, abbiamo creato lo scudo dell'Aurora leggendario, primo equipaggiamento leggendario che ci siamo fatti da soli, diciamo, perché l'arma non vale. Questo scudo consente agli strali di entrare nel cuore della furia, quindi essenzialmente non serve a niente. Quindi detto questo, io direi che possiamo subito entrare nel cuore della furia, ma prima mi guardo un attimo quello che ho trovato, mi sistemo un secondo. Io ci sono. Sì, ma c'è un problema. Per problema intendi... Dobbiamo parlare.
Non promette bene. Il dominio si dirige al cuore della furia. Lo scrutatore sta facendo la sua mossa, è pronto a rischiare il tutto per tutto. Non c'è più tempo, mi serve una soluzione. Ho i catalizzatori pronti, ma non funzionano. Spiegati. È tutto giusto, ma per qualche motivo non si attivano. C'è qualcosa che mi sfugge. Non abbiamo tempo per questo. Tra 2 secondi manderò tutte le sentinelle del forte contro lo scrutatore. Non può. Sa cosa è successo agli specialisti. Sarà un massacro. Il loro sacrificio non sarà vano. Se lo scrutatore trasforma il cenotafio in un'arma, sarà la fine. La loro morte non fermerà lo scrutatore, lo sa. Ci sono troppe vite in gioco. Non resterò a guardare sperando che voi tre vi diate una mossa. Non chiediamo molto tempo. Farò funzionare quei catalizzatori. Ti conviene. Le sentinelle possono anche battere lo scrutatore, ma non basterà. Non sanno gestire i manufatti, né conoscono il cenotafio. Noi, invece, sì. Ci abbiamo lavorato per anni. Solo noi possiamo porre fine a questo cataclisma. Ci lasci provare. Siete voi che mi avete chiesto aiuto. Potevo lasciarvi alla corte della principessa Zim. Non fatemene pentire. Ora, la vita di tutti coloro che vivono nel forte e ad Antium è appesa a un filo. Avete tempo fino all'arrivo dei vettori da trasporto. Datevi da fare. Chi è che le ha chiesto aiuto? Io. Non sono stati i Corvus a contattarvi, ma al contrario. Eravamo così vicino all'inno. Finito il lavoro di Zim, ci serviva uno specialista. Io sono uno specialista? No, non lo sei, Aluk. Non lo sei più. Tu sei troppo orgoglioso per ammettere che non riesci più a pilotare uno strale o per chiedere aiuto. Sono 2 anni che aspetto di tornare nel cuore della furia. 2 anni! E ogni giorno mi dicevi di aspettare perché volevi fare tutto da solo. Sei convinto di essere l'unico che può riuscirci. Credi che non possa farcela? Ne sei così sicura? Assolutamente sì! Fatela finita, non possiamo perdere tempo a litigare. No! Hai ragione. Fuori dai piedi. Ah, Luca, aspetta! Deve affrontare la realtà. Non ne voglio sapere. Starà sistemando la sua armatura. Fallo tornare, dobbiamo controllare i catalizzatori. Non avrei dovuto dirlo. Beh, sinceramente ragazzi, non è che abbia tutto questo torto, perché se siamo in una situazione così critica io metterei da parte l'orgoglio, perché comunque personalmente mi trovo molto nei panni di Aluk, perché anche io sono una persona molto orgogliosa, però magari in una situazione critica metterei da parte l'orgoglio e cercherei di risolvere il problema, perché mi sembra un attimino più importante del fatto sono che... Non c'è traccia di Aluk. Trovalo prima che faccia qualcosa di stupido. Chiederò in giro. Ecco, Aluk è scomparso, secondo me si è preso lo strale e se n'è andato da solo al cuore della furia, probabilmente. Ehi, hai visto Aluk? Sì, sembrava imbestialito. Blaterava qualcosa sul fatto che non c'è più tempo e che sarebbe andato a parlare con il comandante Vul. Andiamo a vedere se il comandante Vul sa qualcosa. Il comandante Vul è il comandante delle sentinelle. Perché Aluk si sarebbe rivolto alle sentinelle? Deve avere in mente qualcosa. Dicevo, il comandante Vul è il comandante delle sentinelle che abbiamo incontrato in questa missione secondaria che vi dicevo prima. E tra l'altro ho anche scoperto che il rapporto tra le sentinelle e gli specialisti non è proprio dei migliori. Diciamo che sono un po' in rivalità questi. Comandante, specialista, sa dirmi se Aluk le ha fatto visita? È passato di qui, sì. Il suo era più nero del solito, come se fosse possibile. Cosa voleva? Gli orari dei nostri vettori. Voleva sapere quanto ci avrebbero messo ad arrivare. Le ha spiegato il motivo? Ha detto che aveva dimenticato qualcosa alla fortezza dell'Aurora. Credevo l'avrebbe accompagnato lei. Ah, sì, già. Sembrava avere una certa fretta di andarci. Oso sperare che non tocchi alle sentinelle dover rimettere a posto le cose. Ce ne stiamo occupando noi. Però ho detto, ragazzi, sta facendo qualcosa di stupido e pericoloso. Ho sentito. Ascolta, qualcuno ha appena visto Aluk abbandonare il forte. Come? Con il suo strale, maledizione. Ha intenzione di raggiungere la fortezza dell'Aurora, da solo. Non per molto, vado a cercarlo. Niente, quindi ci tocca anche andare a cercare Aluk così a piedi. Cioè no, a piedi no, però vabbè, insomma, perdere ulteriore tempo. Perché potevamo essere al cuore della furia a cercare di interrompere il dominio. Ragazzi, questa è una cosa che mi dà proprio fastidio.
Vabbè, andiamo a cercare Aluk, vediamo che cosa sta facendo. Perché tra l'altro c'è anche la situazione di Owen da risolvere, perché che per chi non se lo ricordasse, Owen ci ha traditi nello scorso episodio. Sto uscendo, Faye. Qual è il piano? Trovare Aluk, fargli una scenata, poi torcerli. Mi sembra un piano favoloso. Semplice ed efficace. Cerca solo di non essere troppo duro con lui. Tu lo sei stata. Già, e me ne pento. Se penso che quelle sono state le ultime parole che gli ho detto, non riesco a mettermi in contatto con lui. Non risponde. Lo riporterò a casa. Non vorrà, ragazzi, Galuk così facendo. Aia. Appunto, come dicevo, non vorrei che Alok si faccia male in questo suo atto avventato, che penso sia quello che succederà. Tra l'altro, ragazzi, non sappiamo perché Alok abbia sia mezzo zoppo, diciamo, perché lo era già prima del Cuore della Furia, quindi boh, forse essendo un veterano degli specialisti si sarà fatto male in battaglia. Luke. Da questa parte. Ti sei quasi fatto ammazzare. Avresti dovuto chiamarmi. Anche se è piuttosto impressionante. Ma è stato Owen. Owen? Sì. Quel bastardo voltagabbana è sboccato dal nulla. Come pilota fa schifo. Ma quello strale è incredibile. Ne ho beccati un po', ma non abbastanza. Sai, ho sempre voluto essere uno specialista. Non ho mai desiderato altro. Non ho famiglia. Ho fatto di tutto per essere il migliore, aspirando alla Legione dell'Aurora. Potrei recitarti tutte le loro storie a memoria. Sì, anch'io. Sai perché? Perché me le hai insegnate. E non solo a me. Non sono un insegnante. Ah, Luke, per favore. Non riguarda solo te. Uno specialista lavora per la squadra. Sono parole tue. Sì, certo. Beh, guarda chi è tornato. Il bastardo voltagabbana. Owen, hai un bel coraggio. È così strano vedermi pilotare questo strale. Non avete mai voluto riconoscere il mio talento. Oh, e lo scrutatore sì. Esatto, proprio così. Ma alla fine non ha funzionato. No, ma per un po' è stato fantastico. Con lo scudo dell'Aurora era uno spettacolo impressionante. Avreste dovuto vedermi. Purtroppo non è riuscito a resistere. Serviva il suo sigillo, ma questo lo sapete già, immagino. Di conseguenza, disastro, ritirata, fallimento. E in ogni caso... Il Dominio e io abbiamo preso strade diverse. Beh, direi che hai imparato la lezione. Oh,
E io invece direi che dovresti ringraziarmi per averti salvato il culo. A quanto pare le tue abilità leggendarie non erano altro che storielle. Aspetta, vede? Uno scudo dell'Aurora. Fay deve aver trovato il progetto nella fortezza. Molto astuto. Così siete ancora diretti al cenotafio. Ma perché? Non funziona. È così. No, non funziona nemmeno con il suo sigillo. Oh, che spiacevole notizia. Ok, basta giocare. Consegnaci. No. Ora appartiene a me. Owen, ti giuro che... Questo non ti riguarda. Dobbiamo parlare. Prendi il vettore. Ci vediamo a Tarsis. Faltagabbana. Eravamo compagni. E amici. Se non avessi appena salvato Aluk. Sentito. Linno, l'ho sentito anch'io. Ora capisco come possa portare qualcuno a compiere azioni terribili. Ok. Ho visto lo scrutatore ascoltarlo di nuovo. Ha perso la ragione. Ha una macchina, un'arma. E intende portarla al cenotafio a qualsiasi costo. Anche se dovesse trascinarla su un ponte costruito con i cadaveri dei suoi soldati. Buono a sapersi. Mi dispiace. So di non meritare il tuo perdono. Ma spero di poter fare ammenda. Forse persino salvarti la vita. Ecco. Prendi questo. Sono sicuro che alla fine ci sareste arrivati da soli. Ma non c'è tempo, no? Chiedi a Fay di analizzarlo, di sistemare il tuo scudo. Costruirne altri, bla bla bla. Dove andrai? Non lo so, in realtà. Est, ovest, chi lo sa? E scusami di nuovo. Ok, l'hai già detto. Sì, ma non è per quello. Sto rilevando alcune furie del dominio in avvicinamento proprio ora. E non sembrano affatto amichevoli, ma ve la caverete! Auguri, eroe! Oh, brutto figlio di... Vedete, ragazzi, che alla fine Owen non è cambiato per niente dal tradimento. Sembrava averci un minimo... Che cavolo, aiuto. Un minimo... Però, magari muori, furia orribile creatore del dominio. Dicevo, non è cambiato minimamente, è rimasto alla fine un bastardo, perché, cioè, prima ci dice di scusarmi, che ci scusa, ci dispiace, bla bla bla. Forse giusto un minimo è rimasto quel rapporto di amicizia che avevamo, ma purtroppo penso che ormai l'avete visto anche la corruzione dello stadio d'oro malfunzionante e la punizione inflitta dal dominio. Sicuramente non hanno aiutato. Ma cosa ti stupisce? Ehi, abbiamo problemi più grossi qua fuori. Aluk, non ho fatto molta strada. Vieni fuori, c'è una bella sorpresa per noi. No, inibitori di volo. Non andrò molto lontano. Tu pensa a salvarti. È fuori discussione, o tutti o nessuno, Aluk. Sono solo un peso per te. Ti sbagli, come al solito. Tu occupati di quegli inibitori. Io penserò a trovare una via di fuga. Mi serve un'estrazione. Spero che tu sia attrezzata per i miracoli. Lasciate fare a me. Resistete. Con le unghie e con i denti. Con le spalle al muro. Sciocchezze. Una volta ho combattuto contro una trentina di fuorilegge che mi avevano intrappolato in un canyon. Come sei riuscito a sopravvivere? Ho soltanto... Fuori in arrivo. Torno tra un secondo. Certo, fai pure, con comodo. Via libera. Ce l'avete fatta. Sicuro che sia solo l'inizio. Ehi, come va con quel miracolo? Tu pensa a combattere. Troverò un modo per tirarvi fuori di lì. Aluk, come sta andando? Concentrati sulla battaglia. Io penserò a togliere di mezzo quegli inibitori di volo. Concentrarmi? Sai com'è? Devo preoccuparmi di entrambi. Non è necessario. È quello che sto cercando di dirti. Devi avere fiducia nella tua squadra. Tu fai la tua parte, noi la nostra. Così vinciamo tutti. Quando ero intrappolato in quel canyon, dovevo occuparmi del versante nord.
potessi volare. Sì, sì, ci sto lavorando. E qui questo inibitore di volo è protetto da un dispositivo di emergenza. Non posso fare niente finché non lo mettiamo fuori uso. Specialista, c'è un generatore nelle vicinanze. Forse potrebbe risolvere la situazione. Vale la pena tentare. Me ne occupo io. Sto cercando di disattivare il generatore. Resta lì. Non c'è problema. Non ho altro da fare per oggi. Dicevo, qui torna Aluk come un maestro, come un consigliere, essendo lui un veterano, ci può aiutare. No, niente, c'è nessuno. Ci può aiutare, dicevo, con la sua esperienza, che è un po' il ruolo che avevamo visto all'inizio del gioco. Oh, pace. Ce l'hai fatta. Qualcuno aveva dubbi? Io ho una notizia migliore. Miracolo in arrivo. Ho riscosso un vecchio favore da un mercante. Sta cambiando rotta il suo vettore. Viene verso di voi. Il punto d'incontro è dall'altro lato del ponte. Che miseria. A qualcuno serve un passaggio? Roland, veniamo verso di te. Dovrò parcheggiare qui vicino. Vedete, appunto, è tornato un Aluk maestro, un Aluk insegnante. A tutti gli effetti un Aluk mentore. Ce l'avete fatta. Non vedo altri soldati del dominio. Cosa stiamo aspettando? Torneranno presto, andiamo. Ok, spedizione completata, ragazzi. Penso che questa fosse l'ultima, se non la penultima. Ok, andiamo a parlare subito con Faye e diamogli questo frammento di catalizzatore, così possiamo sistemare finalmente la nostra armatura e riuscire ad entrare nel cuore della furia. Carino qui, nascondiglio segreto. Sì, calmare la mente di un codificatore non è facile. Stai bene? Oh sì, benissimo. Mi stavo solo interrogando sulla natura dell'esistenza, perché siamo qui, i creatori, l'inno, vita, amicizia, speranza. Cosette, insomma. Ti lascio sola? No. Sono felice che tu sia qui. Sai, quando sei arrivato dalla principessa Zim, non ero sicura che avrebbe funzionato. Perché chiamare Tassin? Ero disperata. Grazie. In realtà avevo più dubbi sulla reazione di Aluk. Credevo non accettasse il tuo ritorno, ma poi ha detto benvenuto a bordo. Ed è stato fantastico. Da quando sei tornato è rinato. Si alza presto, lavora all'armatura, studia le mappe, canticchia. È merito tuo. Cosa mi dici di te, invece? Di me? Vediamo. Per colpa mia la squadra si è sfasciata, la nostra missione è fallita e Tassin vuole mandare le sentinelle verso una probabile morte. E nonostante questo... La cosa che mi sconvolge di più è che non sentirò l'inno. È assurdo, no? Pare faccia questo effetto. Inoltre ho ferito il mio amico più caro. Dove si trova? Non lo so, non mi parla molto. Ho capito, ma non puoi prenderti tutta la colpa.
Ho una cosa per te. Me l'ha data Owen. Owen? È una lunga storia. Possiamo usarlo per perfezionare il nostro strale. Sì, ma certo. Perché non me l'hai dato subito? Volevo ascoltarti, sai, come un buon amico. È incredibile. L'hai detto a Tassin? Non ancora. Volevo assicurarmi che Owen non stesse mentendo. In effetti. Beh, non mentiva. Le farò sapere che siamo pronti. Ok, ci vediamo allo strale di Alok. Alok. Risolveremo anche quello. Fermare lo scrutatore deve essere la nostra priorità. Sì. Lo stiamo facendo sul serio. E corriamo quindi allo strale di Alok per organizzare l'ultima missione, quella che penso sia l'ultima missione. Ti ho portato una cosa. Niente male. Secondo Owen farà funzionare lo scudo. Owen? Dice che ci saresti arrivato. Un bel gesto, immagino. Per un voltagabbana. Ehi, senti. Stavo pensando a quello che hai detto sul lavoro di squadra e sul mio ego. Non deve essere stato facile dirmelo, ma mi serviva. Mi hai aperto gli occhi, collega. L'hai visto, Faye? Perché io non ho idea di come funzioni. Per tua fortuna, Faye è qui. Alok. Faye? Scusami tanto. No, Faye. Io devo scusarmi. Un tempo ero il miglior specialista di tutta Bastion, ma ora non più. Non lo sopporto. Ti ho costretta a fare ciò che hai fatto perché non volevo essere un peso. Avere un amico a cui si tiene non è un peso. È un dono. Mettiamoci al lavoro. Ok. Ecco qua. Grazie. Qui ci pensiamo noi. Tu assicurati che sia tutto pronto per affrontare la tempesta. Va bene. Ok. Ottimo, allora si sono ripacificati tutti quanti, abbiamo sistemato lo strale, quindi io ragazzi direi che siamo quasi pronti. Attendi che Alok completi lo scudo dell'Aurora, completa una missione, un contratto, partecipa a gioco libero, ovviamente lo farò off camera. Quindi ragazzi, detto questo, io direi che se il video vi è piaciuto lasciate like, commentate, condividete, dite a tutti quelli che conoscete e che non conoscete che c'è la tralissima. Seguiteci anche su Instagram, Facebook, come ogni video vi lasciamo qua sotto in descrizione, è anche del bellissimo, nuovissimo, fantastissimo sito. E detto questo, ci vediamo alla prossima, ciao!